in particolare di quelli inseriti in esperienze di tirocinio, si è ritenuto necessario compiere i dovuti accertamenti nella consapevolezza del disagio che tale fenomeno può ingenerare tra i giovani. Sono infatti 17 le regioni che si avvalgono dell'INPS per effettuare le erogazioni ai tirocinanti. Nell'esito di tale accertamento è emerso che nel 75% dei casi i tempi relativi alla trasmissione dalle regioni all'INPS dei dati dei tirocinanti si esauriscono in meno di 60 giorni. I tempi di liquidazione delle competenze da parte dell'istituto, invece, si esauriscono entro 30 giorni nel 93% dei casi e comunque entro i 60 giorni nel 98% dei casi. Comunque l'attenzione è molto alta su quello che lei ha sottolineato, onorevole Ascani, sui pagamenti, e quindi continueremo a monitorare questa situazione e a risolvere le criticità. Grazie. Grazie, sottosegretario. La deputata Ascani ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta per la risposta alla sua interpellanza. Prego, onorevole. Grazie Presidente, mi dichiaro parzialmente soddisfatta soprattutto per l'impegno che il Ministero ha voluto sottolineare nel continuare il controllo. Evidentemente un tempo che arriva fino a 4 mesi per il pagamento mi sembra essere non breve, soprattutto quando si tratta di ragazzi che considerano questa l'opportunità per uscire dal tunnel del non lavoro e del non studio, quindi credo che vadano sollecitate da un lato le regioni a fare più in fretta il lavoro di trasmissione, dall'altra l'INPS, che evidentemente dei due pare essere, da quanto ci ha detto la sottosegretaria, l'ente più virtuoso, però a fare ancora più in fretta questo lavoro, perché ricordiamoci, dall'altra parte stanno i soggetti oggi più deboli del nostro paese, cioè giovani che sono senza lavoro e senza prospettive di studio. Quindi ripeto, mi dichiaro parzialmente soddisfatta. Grazie Presidente. Grazie. Passiamo all'interpellanza urgente numero 2322 dei deputati Massimiliano Bernini ed altri concernenti iniziative di competenza per la stabilizzazione degli operai assunti a tempo determinato e indeterminato dal Corpo Forestale dello Stato. Chiedo al deputato Massimiliano Bernini se intende illustrare la sua interpellanza. Prego, onorevole. Sì, grazie signora Presidente e grazie signora Sottosegretaria. Questa interpellanza che finalmente ottiene risposta, con questa interpellanza portiamo nuovamente all'attenzione del Governo e del Parlamento quello che per noi del Movimento 5 Stelle è un fatto di una gravità inaudita, ossia l'assorbimento del Corpo Forestale nello Stato nell'Arma dei Carabinieri. Ricordo a quest'Aula che nella riforma della pubblica amministrazione